Presente l'onorevole Russo alla partenza data da Don Vincenzo Florio. Scattano al via i tre protagonisti. Moss su Mercedes 104, il compagno di scuderia Fangio 112 e il nostro Cappellotti 116 su Ferrari. Moss afferma subito la superiorità del suo mezzo e la sua alta classe di pilota, conducendo la gara ad andatura sostenuta. Sui rettilinei e sulle salite la sua corsa sicura è seguita da vicino da Fangio. Ma sui tornanti pittoreschi di Caltabuturo, Cappellotti mette in luce la sua grande bravura e passa al secondo posto. Moss deve arrestarsi per il rapido rifornimento. Cambia le gomme, fa il pieno di benzina. Cappellotti allora passa in testa a tutti, pur tallonato dalla Mercedes di Fangio. L'italiano però deve cedere alla maggiore potenza della vettura rivale. E Fangio guida ora la gara seguito come un'ombra dal nostro magnifico pilota. Anche Cappellotti deve però fermarsi per rifornirsi e passa così in quella terza posizione che avrà pure all'arrivo. Moss infatti con travolgente inseguimento ha superato Fangio e marcia ormai indisturbato verso il traguardo che taglia vittoriosamente nella scarsa luce del vetro. Con il compagno di guida Collins deve essere protetto dall'entusiasmo della folla.